Ciao ragazze e ciao ragazzi, nuovo video, sono troppo felice di farvi questo nuovo video di make-up. Era veramente da tanto tempo che me lo volevo fare, perché voi mi dite sempre che vi piace il look naturale quando sto con poco trucco. In effetti io sto quasi sempre con pochissimo trucco, quindi veramente vi voglio far vedere proprio quello che, come mi trucco io proprio quotidianamente. Uso pochissimo trucco e mi sono resa conto che praticamente meno trucco uso più la mia pelle sta bene, ma non solo a livello di imperfezioni, anche tipo le occhiaie, tutte le rughettine, brufoletti, punti neri, pori dilatati. Meno mi trucco e meno ce n'ho e sto meglio, cioè secondo me è un po' una dipendenza: più ci si trucca e più aumentano le imperfezioni, più ti devi truccare per coprirle. Se ti trucchi un po' di meno, man mano la tua pelle anche naturale così sta bene. Io ho sperimentato questa teoria, fatemi sapere nei commenti se la pensate come me. Comunque adesso sono tutta natural, bella, candida e pulita. Ho messo la crema idratante, adesso vado a utilizzare un po' di trucchi nuovi. Vi ho scritto anche su Instagram sta cosa, ho detto: ragazze, vi fa piacere vedere un video con i nuovi trucchi, così approfondiamo per chiacchierare un po' con voi, una specie di mi preparo con voi dove vi mostro i trucchi nuovi, vi faccio vedere anche un mio trucco super naturale che avevo anche, se vi ricordate, nel video che ho fatto, quello là con mia sorella. Ho fatto tipo la parodia, avevo sto trucco nude che tutte quante mi avevano fatto i complimenti, ho detto: ah, con questo trucco nude stai benissimo, quando io mi davo a Nancy. E infatti quello è il trucco che faccio spessissimo. Quindi ho messo la crema idratante sul viso e anche sul contorno occhi, sempre è una regola essenziale soprattutto d'inverno, ragazze, perché comunque la pelle se no si secca. E vado a utilizzare il correttore. Come correttore io sto usando questo qua, che è il mio fatto in casa. Vi voglio far vedere il paragone con un correttore nuovo che ho comprato ultimamente. Questo qua è il mio fatto in casa, che io adoro, proprio lo amo follemente, ed è favoloso perché copre tutte le occhiaie. E la cosa bella, vi faccio vedere da vicino, non vi spaventate, non vi abbiate paura, ecco qua, la cosa bella è che copre tutto, ne occorre poco e veramente è un colore super bello, guardate, a me piace tantissimo. Poi ho comprato di recente questo qua della Evril, perché in tante mi avevate detto sta cosa di provarlo, perché ci sono praticamente recensioni un po' positive e un po' negative, e io l'ho voluto comprare, appunto l'ho comprato, e vi dico subito che vabbè, ovviamente sapete che è una marca completamente economica, a basso costo, quindi è la cosa fondamentale, se non stavo neanche a parlare, è completamente naturale come ingredienti, non ha sicone e paraffina. Allora vi dico subito che è super secco, è molto secco, cosa positiva perché si fissa e copre bene, però fa tantissime rughettine, e ve lo dico io che comunque io non ho la pelle secca, non ho tante rughe d'espressione e me ne fa tante, figuriamoci chi c'è. Io già l'ho messo così e già mi segna tantissimo, mi fa le rughettine. Figuriamoci chi invece ha più rughe di espressione. A livello di coprenza è buono, io uso questo qua che è nude, però non ho dato questa cosa, quindi il mio fatto in casa è sempre il migliore, finora non lo batte nessuno, quindi è lui fantasmagorico, è anche più cremoso, più idratante, no? Perché comunque vogliamo anche qualcosa che ci dilati la pelle, contenendo tutti i prodotti naturali fa un bellissimo effetto. Poi vado con il mio fondotinta minerale, che adoro tantissimo anche lui, l'ho messo un po' qua dentro, lo faccio sempre così, cioè metto in una giarrina, un contenitorino, questo lo adoro proprio tanto, e vi consiglio, ragazze, di usare il fondotinta minerale soprattutto se avete tante imperfezioni, perché magari inizialmente potrebbe sembrare che non vi copre, che non vi trovate perché volete il pastone, il fondotinta liquido, però vi posso assicurare che diminuiscono tantissimo le imperfezioni se utilizzate il fondotinta minerale. Io lo preferisco proprio perché io non tollero sul viso sto strato di fondotinta che mi occlude con 3000 oli, oppure ancora di più quella con i siliconi. Oddio, una schifezza, proprio non lo sopporto. Allora, veniamo agli occhi, ragazze. Allora, per i miei occhiettini farò un trucco super natural, naturale,
con questi nuovi ombrettini, oddio che li rompo anche, che sono nelle cialdine di Alchemilla Eco Bio Cosmetic. Allora, in particolare uso questo qua, questo colore è pietra di luna ed è praticamente un beigiolino un po' rosato, molto molto semplice e opaco, che a me piace tantissimo metterlo qua sulla base dell'occhio e all'interno, quindi fare tipo una base uniforme e omogenea. Questi ombretti di Alchemilla sono buoni e sono completamente naturali, quindi non hanno silicone, non hanno nulla e sono anche abbastanza scriventi. Poi metto questo qua, che è un color sal gemma si chiama, ed è un color tipo mattoncino marrone, e lo metto un po' nella piega dell'occhio. Non ci fate caso, qua dietro c'è tutto praticamente il mobile, se vi ricordate, è completamente vuoto, guardate, perché praticamente stiamo in fase di sfratto, cambio casa, non ce la faccio più, questo trasferimento non vuole finire mai. Infatti poi metto un po' di burro cacao, ragazze, anche questo qua è quello mio fatto in casa, perché io di solito lo metto sempre prima di truccarmi, così si idratano un po' le labbra e poi dopo quando ci metto il rossetto sono belle morbide. Tra l'altro poi sono veramente felicissima, nel frattempo prendo questo qua che è lo 05 ed è un marrone opaco molto molto bello, si chiama Aragon. Io ne metto poco 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 solo qua alla fine e vi dicevo, sono davvero felicissima perché appunto per questo cambio casa, questa nuova vita di coppia. In tanti anche mi chiedete come va la nuova vita di coppia, ma ancora non abbiamo iniziato, cioè nel senso che siamo un po' ancora in fase di assestamento, quindi però insomma già va bene, è bello fare tante cose assieme, che è strana sta cosa perché un po' non si è abituato, quindi ti fa novità, però è bello perché comunque una cosa nuova è come se il tuo rapporto cambia, no? Quando vivi assieme e un po' non so, è tipo come stare con un'altra persona, non so, datemi conferma di questa cosa, sembra quasi una nuova fase, no? Importante. Comunque scelto un po' di quello chiaro anche qua sulla palpebra, appunto, per dare un po' di un tocco di luce. E quindi sono felicissima di questa nuova vita di coppia. Considerate che io adoro tantissimo cucinare, aggiustare la casa, tutte fare queste cose carine, insomma mi piace tanto tanto tanto, quindi mi sono macchiata qua e quindi sono veramente veramente contenta di poterlo fare. Poi ci metto un pelo pelo di questo qua illuminante, vedete, rispetto a quest'altro, questo è luminoso e si chiama 06 Agatha. Diciamo che questi trucchi sono proprio base per fare colori semplici. Ne metto proprio poco poco perché questo è ultra luminoso. Ecco qua, mi dà questa luce bella luminosa al viso. Adesso veniamo a noi, come sopracciglia utilizzo quest'acqua nuova per far vedere, la Brown Divine di Nabla. Questa qua, come a livello di inci, non è perfetta, non è completamente naturale, però insomma è abbastanza accettabile come tutti i prodotti Nabla, come vi dico spesso. Io poi la uso poco poco poco, veramente pochissimo, che comunque avendo il tatuaggio alle sopracciglia ho bisogno comunque di ritoccarle molto molto poco. Allora, io non amo tantissimo questo applicatore così, perché già lo so, è proprio provato scientificamente che non gira più, e anche se c'è la mina praticamente si scassa. No, non lo so se questo è il caso, però io preferisco la buona e amata classica matita, che ogni tanto uno ci fa la punta, però io lo utilizzo fino alla fine, pure quando divento bozzoni piccolini, piccolini fino alla fine, e quindi sono più contenta della versione naturale. Però la cosa bella è che di qua c'è l'applicatore con il pettinino, che è una cosa molto molto utile per pettinare le sopracciglia ma anche le ciglia. Il mascara, come sapete, non lo uso perché avendo l'extension alle ciglia o ne uso poco o ne uso di solito per stare naturale, non lo metto proprio, vi dico la verità, evito, risparmio e evito di applicare un prodotto sugli occhi. Sul viso metto questo qua di Vegale,
che è un tipo una terra blush, dovrebbe essere, nella tonalità 01 Sunshine, che è molto carino anche come fatto. Questi qua me l'hanno mandati appunto dall'azienda Vegale, che sono dei nuovi prodotti, però diciamo la cosa che non mi è piaciuta è il fatto che non colorano tanto. Cioè, guardate, non sto da 3 ore a fare, non ci colora. Anche se è carino come è fatto, però ce ne vuole davvero tanto. Mi aggiungo un po', anche un po' di terra. Mi metto questa qua di Avril, la Camel, che è bella scura scura. E mi faccio un po' di contouring. Quindi metto un po' alla base qua, un po' qua, un po' sul nasino, un po' sulla fronte. Ed ecco qua, il mio trucco naturale è finito. L'ultimo tocco è il rossettino. Mi metto questo qua di Kate Moss, che vi ho fatto la recensione qualche giorno fa, e praticamente andate a vedere quel video dove ho parlato un po' dell'Inch, un po' di questi nuovi rossettini. Adesso utilizzerò questo qua, che è il 43, e lo metto senza togliere il burro cacao sotto, tanto comunque è il rossetto nude, quindi non ci fa nulla. E lo metto, bene bene, faccio molti strati perché se no non si vede, è chiarissimo sulle mie labbra, c'è le labbra scure. Comunque i rossetti nude con questo look sono d'obbligo. Lo scegliete un qualsiasi rossetto nude e abbondante. Ecco qua. Comunque mettendolo assieme al burro cacao, un po' di balsamo labbra, diventa già un po' più cremoso, un po' più effetto, non so, volumizzante, molto molto bello. Quindi questo è il mio look finito, finito, semplice, semplice. Veramente così mi sento a mio agio, sento che non sto coprendo troppo la mia pelle e mi sento a posto, quindi senza mettermi chili di trucco, come avete visto tutti i prodotti naturali, quindi non c'è bisogno di utilizzare siliconi, paraffina, nulla. Io sono una persona normale come voi comunque, e comunque la mia pelle sta abbastanza bene, ma non faccio nulla di particolare, nulla di più di quello che vi dico nei video. Quindi ragazze, mi raccomando, vogliate bene la vostra pelle e mettete prodotti buoni, almeno che non hanno le solite colossali schifezze, quindi cose da profumeria, sapete, già sapete. Io vi mando un bacio grandissimo, spero che questo video vi sia piaciuto, ci siamo fatti anche una piccola chiacchiera assieme. Fatemi sapere nei commenti se volete anche altri video su un po' sulla mia nuova vita di coppia, magari se volete vedere un po' dei vlog, delle cose, sono ben lieta di accontentarvi. E vi mando un bacio grande grande grande. Mua! Ciao.